La storia tra la mafia e i servizi segreti americani comincia a Villalba, in Sicilia, ed è il luglio del 1943. In quel periodo le truppe americane erano appena sbarcate sull'isola e da subito iniziano la ricerca di un personaggio molto particolare. Infatti quel personaggio è un boss mafioso. L'obiettivo degli alleati è Calogero Vizzini, detto Don Calò. Ma la cosa più importante è capire chi sia questa figura. Calogero Vizzini, già in giovane età, si unisce a una cosca mafiosa, quella di un bandito, Francesco Paolo Varzalona, che era una sorta di antemafioso che lavorava nelle campagne tra Cammarata, Castronovo di Sicilia, e quelle che erano le attività svolte da lui e in quel periodo anche da Don Calò erano principalmente il furto, il contrabbando del bestiame e poi un'antica forma di pizzo dove si imponeva il pagamento di una protezione direttamente a dei proprietari terrieri, diciamo che serviva in caso di rivendicazioni, di contenziosi da parte di altri contadini.